lascio la parola a un uomo meraviglioso che si chiama Piero Maravalli. A cui mi dite l'ora, perché con Piero vi spiego. Piero c'ha una conoscenza di quello che è il suo argomento. Allora, 15 45 finito. Quindi sintetico. 5 parole. E l'argomento che porta Piero è un argomento determinante, perché se noi dovessimo pensare di ristabilire quell'ordine, quell'equità e quella eticità in tutto quello che facciamo, allora dovremmo tener conto prima della madre, prima dell'atomo, dice Majorana, vero? Allora Piero ci parla della macchina di Majorana, ma anche dell'uomo Majorana e dell'uomo Pellizza, che io ho avuto il piacere, grazie anche a Piero, di conoscere, e che, questa posso darvi la mia esperienza nell'averlo conosciuto, un uomo con un desiderio di donare palese, tangibile, e l'esperienza che di conoscerlo in questa autogrilla, perché è tutto molto, no? Non si deve sapere, non si deve, ma come non si deve sapere? Si deve sapere tutto. Perché parliamo della macchina di Majorana? Perché è una delle modalità che sono calate attraverso uomini e donne vivi per tutti. Quindi non pensiamo di ripristinare con quello che abbiamo. Sappiamo che c'è oltre quello che abbiamo, ma veramente oltre. Quindi quello che ci dice Piero è una parte molto importante, molto, con cui ci siamo trovati subito e abbiamo camminato di pari passo da un po'. Aspetta che finisco e te lo do subito. Dal mio punto di vista non è che ci siamo trovati, noi siamo stati messi su un flusso che ci ha portato ad affiancarci. Esatto, grazie. E dicevo, quando ho incontrato Pellizza in quell'autogrill, abbiamo parlato e gli ho chiesto: Rolando, mi dai il consenso a fare in modo che il popolo reclami a gran voce la macchina? Lui, che come mi dice Piero, ma come mi dicono altri che lo hanno conosciuto, era un uomo che non è che ti rispondeva o ti dava così, ok? Mi ha guardato fisso negli occhi e mi ha detto sì, grazie. Vi dico che ci è stato impedito. Sì. Ma adesso non ci impedisce più niente a nessuno. No, l'hanno provato, l'hanno potuto solo rallentare. Esatto, come al solito, non possono impedire, possono rallentare. E in quella stessa occasione ho visto qual era la difficoltà di portare una formazione come questa. Siamo entrati dentro all'autogrill a prendere un caffè e lì c'erano due, un uomo e una donna, ci avranno avuto, ma forse anche meno di me, ma quarantina d'anni. Meno. Che, sì, ma infatti erano giovani, che stavano lì, e siccome noi siamo entrati senza mascherina, abbiamo fatto questa cosa gravissima, se fanno queste cose, hanno cominciato a insultare Rolando. Hanno cominciato a dirgli: sei un povero, deficiente, rimbicillito, vecchio. Vecchio rimbambito. Non mi sono trattenuta, non ho potuto. Sorge non la rabbia, sorge l'indignazione. Quella roba che tu non puoi fermare perché la giustizia, ok? E tu in quel momento sei strumento della giustizia, non puoi fare niente, non riuscivo a fermarmi, ok? Quindi questo però perché lo dico? Perché è tempo che noi ci alziamo in piedi di fronte all'ingiustizia e diciamo no! Grazie. Ti lascio la parola. È ora che diciamo sì
a quelli che sono i doni che ci sono stati dati. Sono nostri. E uso un'espressione di Ettore Majorana che ho scoperto solo 2 mesi fa attraverso un appunto, una fotocopia di un libro che Rolando Pelizza aveva dato a un ingegnere suo collaboratore che l'aveva messo in disparte. Non esiste il caso, esistono i momenti in cui queste cose vengono a galla. E lo uso con quelle parole. Ettore Majorana, umanamente riconosciuto come il fisico più grande che l'umanità abbia mai avuto e probabilmente avrà mai, il fisico che ha abbandonato all'apice della carriera e delle considerazioni tutto il gruppo dei fisici del mondo, in particolare quelli di Via Panisperna con i quali aveva collaborato e quelli dell'Europa, dopo essersi confrontato con Heisenberg per 6 mesi in Germania, quando è rientrato non ha più frequentato i ragazzi di Via Panisperna, i suoi colleghi, ma prevalentemente stava chiuso in casa a studiare. Molti dicono perché era malato, stava studiando filosofia, sociologia, statistica, per poter esprimere meglio quella fisica che lui stava elaborando dentro di sé, ma che non riusciva a far passare oltre, visto che quelli che usavano il suo linguaggio, i fisici contemporanei, non accettavano. Non che non capissero nei principi, perché altrimenti non lo avrebbero invitato. Fermi non gli avrebbe procurato la borsa di studio. In Germania, dove si presentava, gli davano subito la parola. Però, quando si trattava di imboccare la strada, no. La fisica era sulla strada della violenza. L'atomo andava spaccato. Perché all'inizio del secolo Einstein aveva scritto: producendo un collasso nell'atomo si libera tanta energia che si misura massa per il quadrato della velocità della luce. Ettore Majorana, quando questo concetto, in uno scritto personale, dato a Rolando Pelizza il giorno del suo compleanno, 24esimo compleanno, il 26 febbraio 1962, a 4 anni dall'inizio della scuola dell'addestramento, per convincerlo che quello che lui gli aveva fino a quel momento spiegato e dove lo stava portando con la fisica aveva basi solide, e lui dice: fondamenta, colonne, travi di collegamento su cui si deve reggere la scienza quando è scienza, parte proprio dalla spiegazione di Einstein. E come dice Stein, ed è vero, dal collasso dell'atomo si produce, si libera tanta energia quando il quadrato della velocità, in proporzione al quadrato della velocità della luce, E uguale mc², che è quantificata, perché per Majorana gliela quantifica, e la quantifica con una espressione, perché chi scrive e vuole essere compreso, anche nelle semplici frasi esprime il suo modo di vedere. Ed Ettore Majorana ha visto l'intero universo
aveva questa grande facoltà di vedere l'intero universo e di capirne le cose più recondite, fino all'infinitesimo particella più piccola dell'atomo, componente dell'atomo, e ha definito che tutto nel cosmo è equilibrio e armonia. Alla base c'è la differenziazione di ogni particolare, nulla è uguale all'altro, ma solo simile, ma tutto è in equilibrio e in armonia. Da qui discende che qualunque cosa noi facciamo, l'universo si incarica di mantenere l'equilibrio e quindi da qualche parte opera per ristabilire l'equilibrio. Ecco perché quando spiega Rolando Pelizza gli dice: la scomparsa di un grammo di materia è compensata con la produzione di 25 milioni di kilowattora. Parla di energia. In questo momento storico che stiamo vivendo ha un valore? Un grammo. E poi sotto spiega anche che è quell'energia è equivalente a 2.700 tonnellate di carbone. Io faccio un conto da bambino. Ma se la stessa energia la posso ottenere con un solo grammo di materia, perché brucio 2.700.000 chili di carbone? Einstein l'aveva scritta come formula, era un dato teorico. Majorana, con la sua fisica e la sua matematica, lo ha sperimentato, verificato che era vero. Ezio Clementel, su incarico diretto del ministro Loris Fortuna, ministro dell'Industria e dell'Energia, nel terzo governo Andreotti, con indicazioni che venivano probabilmente anche da Andreotti, perché il sommo Giulio era capace di controllare tutto, quindi figuriamoci quello che facevano i propri ministri, ha elaborato un protocollo attraverso il quale Rolando Pelizza doveva fare delle prove della macchina e relazionare con i video e i risultati e consegnare poi i referti che fosse vero. La macchina è una macchina che produce particelle di antimateria nella qualità e quantità volute, che interviene in modo selettivo sulla materia producendo degli effetti. Quando ha dato il mandato a Rolando Pelizza, gli effetti erano 4. Annichilazione della materia liberando tutta l'energia. Seconda fase, quella che Ettore Majorana considerava la fase matura, rallentamento lo spin della materia e surriscaldarla, arrivando al punto di equilibrio che è il 40% della temperatura di fusione del materiale colpito o 40% della temperatura di ebollizione in caso di liquidi, senza consumare energia, senza consumare materia. Quindi noi, in quella fase, raggiunta nel 1982, 40 anni fa, da quel momento l'universo intero, l'intero pianeta, avrà a disposizione una tipologia di macchine che può produrre energia tanta quanta ne serve, laddove serve, senza più consumare materia. Il che vuol dire senza più andare a perforare per il petrolio,
per il gas, per il carbone, per l'uranio, o come succede dove sta, come qui l'Arderello, perforare per tirar fuori il vapore dalla terra. Quindi senza più violentare nostra madre terra. La macchina è stata provata, sperimentata, ed Ezio Clementel, con una relazione che chi vuole vedere la copia ce l'ha in borsa, in fotocopia chiaramente, dopo aver perforato la lastra di acciaio inossidabile di 2 centimetri, a 1 metro, a 3 metri, a 5 metri, senza interferire con la lastra di plexiglass messa prima e poi ripetere la prova, forare il plexiglass e interponendo una lastra di 2 centimetri d'acciaio inossidabile, e la macchina in modo selettivo ha sempre forato quello che forava, Ezio Clementel, alla fine dei suoi studi sul materiale, ha scritto: la macchina funziona con una tecnologia per noi sconosciuta. Preciso che in quel periodo avevano già scoperto il raggio laser e quindi lo utilizzavano sperando di concentrare, come hanno fatto poi in seguito, molta energia sul laser. E quindi perché le prove interponendo i materiali? Perché il laser tutto quello che trova buca. In quel caso invece no, quindi era un'altra tecnologia non conosciuta. La macchina è alimentata da una batteria di auto da cui preleva 40 watt, quanto una lampadinetta da comodino a incandescenza. In 5 minuti ha sviluppato una potenza di 530 megawatt. In quel periodo era la potenza di un gruppo generatore termico nucleare. Preciso per chi non mi conosce, io nel 65-66 sono stato formato a capoturno di centrale nucleare. Poi in Enel mi sono interessato della rete nazionale d'alta tensione, del revamping delle centrali idroelettriche come energia rinnovabile e per altre motivazioni per intervenire sugli automatismi o sulle lubrificazioni ho anche frequentato le centrali termiche, le centrali a carbone come quella della Spezia e di altre. Quindi vengo da quel mondo dell'energia. Questo è il motivo per cui quando Rolando Pelizza ha sentito la mia esperienza mi ha chiesto di collaborare perché avevo delle esperienze che a lui mancavano. Se qualcuno le vuole ascoltare, ho ritrovato 15 giorni fa, non so per quale caso, ma io lo so perché è il momento, la registrazione di quel primo incontro in cui lui dice queste cose e mi spiega per invogliarmi anche che cosa faceva la macchina, quello che io vi sto dicendo. Nella seconda fase faceva queste cose. La macchina poi è stata sviluppata anche nella terza e quarta fase. La macchina sviluppata a svolgere la terza fase è quello che gli alchimisti cercano da migliaia di anni. Intervenendo sulla materia, intervenendo sull'atomo, riesce a trasmutare qualsiasi oggetto, qualsiasi sostanza che forma l'oggetto, da quello che chimicamente è, potrebbe essere ferro o legno, se una sedia, in un altro elemento. Ci sono dei video in cui vedete che Rolando Pelizza ha trasmutato della gomma piuma in oro, ma nell'audio che io ho rintracciato lui mi parla che insieme al suo maestro, o meglio, a chi gli ha insegnato di fare insieme a lui, hanno trasmutato della sabbia in grano, lo hanno macinato e panificato
ed era ottimo. Precisa anche che a quell'esperimento ha partecipato qualcuno molto alto nelle gerarchie della Chiesa e le notizie sono state date anche ai massimi livelli, ma non è arrivato l'aiuto. Ripeto quello che è in quell'audio. Nella terza fase, quindi, si fa il salto, mentre con la seconda noi abbiamo l'opportunità di avere tutta l'energia di cui abbiamo bisogno senza consumare nessuna materia a costo zero. Con la terza fase, sono le parole di Rolando Pelizza, con la terza fase, oltre a produrre l'energia a costo zero, possiamo anche trasmetterla sull'intero globo senza più la necessità delle linee elettriche. È chiaro che questo in molti di voi crea delle perplessità, però io vi invito, chi di voi ha in tasca un telefonino e ha qualche parente dall'altra parte dell'oceano, che sia America o Australia, non vi telefonate? Non arrivate dall'altra parte, beh, con la stessa tecnologia, la macchina lo consente a tutta l'energia. Allora sì che le macchine elettriche sarebbero ecologiche e non una truffa come lo è oggi. Perché oggi le macchine, quando le ricaricano con l'elettricità che viene prodotta con i combustibili fossili. E in più, oltre alle perdite delle linee, ci hanno anche le perdite dovute all'inquinamento delle batterie. Non sono ecologiche le macchine. Evitano soltanto le emissioni di fumo dei combustibili nelle zone dove c'è una maggiore quantità di assembramento. Hanno anche una loro funzione. Ma perché non hanno consentito a Tesla di continuare a fare le torre Van Grief e distribuire l'energia senza linee? E non hanno consentito, hanno impedito a Rolando Pelizza, rubandogli sistematicamente tutte le macchine costruite dal 1974, le prime, e l'ultima è stata rubata, finita, il 13 luglio 2021. Perché le rubano? Perché hanno minacciato Rolando Pelizza bloccandogli ogni attività? Perché lo hanno paralizzato nell'attività, facendolo indagare dai giudici con delle memorie rivelatesi poi false? Il giudice Carlo Palermo, imboccato dai servizi segreti, ha denunciato Rolando Pelizza per aver costruito un'arma da guerra senza le necessarie autorizzazioni. La macchina è stata provata, come vi ho detto, ufficialmente, ma la macchina era stata provata anche dai militari, perché la macchina era stata provata da un generale della NATO, è stata trasportata in aereo da Brescia a fare gli esperimenti in Belgio e non è stata poi adottata perché la macchina è coperta da un giuramento fatto da Rolando Pelizza e Ettore Majorana. La macchina non verrà mai utilizzata, anche a costo della vita, per finalità belliche, né per il predominio di una parte dell'umanità sull'altra. Quello che Majorana ha fatto, quello che Majorana ha sviluppato, quello che ci è stato dato, Rolando Pelizza lo diceva, è un dono di Dio all'umanità. Ed Ettore Majorana lo ha potuto fare perché nei suoi convincimenti
l'uomo con la vita e lo spirito che ha non è creatore, non crea. I dipinti non sono stati creati. La Pietà di Michelangelo non è stata creata, perché tutti quanti noi, ma compreso Ettore Majorana, non usiamo l'espressione mi è venuta un'idea, mi è arrivata un'idea. Questa è un'antenna attraverso la quale a uno di noi, a quello che in quel momento può e può fare, serve, arriva l'idea che deve poi trasformare in pratica per metterla a disposizione. E quando l'idea è destinata all'umanità, va messa a disposizione perché venga riamplificata, ridistribuita, in modo che arrivi all'intero universo. Perché così funziona il mondo. Noi in questo momento ci stiamo scambiando l'aria. Entra nei miei polmoni e riesce, poi si mischia, la respirate voi. Insieme all'aria entra l'acqua. Ma in questa sala ci stanno anche i campi energetici che vengono dalla mia mente e dal mio cuore. E l'energia magnetica che esce dal cuore è 5.000 volte più forte della testa, quindi più forte dei pensieri. Noi siamo una grandissima pila atomica in questo momento. E c'è un principio che è quello della risonanza che mette insieme le cellule per sommare prima e moltiplicare poi le nostre spinte. Ecco perché qualcuno ha detto molti anni fa, quando due o più persone insieme pensano io sono in mezzo a loro, è la scintilla del creatore. Rolando Perizza usava dire, questa è nella macchina che io posso comandare e solo io lo posso fare perché nella macchina c'è il mio pensiero, che non è il mio pensiero, perché lui era molto modesto. Non è il mio pensiero, ma è il pensiero di Dio che arriva nella macchina. E se viene dal grande creatore, l'unico dell'universo, è per uno? È per tutti. E solo quando si è in quella dimensione di sentirsi uno del tutto e fai parte del tutto, allora puoi rinunciare alla cattedra che ti hanno dato come ha fatto Ettore Majorana, rinunci alla famiglia, rinunci alle ricchezze, rinunci a goderti la vita, così come noi la intendiamo, e ti chiude, perché devi rendere quella idea comprensibile agli altri, perché gli altri con i loro mezzi possano riprodurla. E quando Majorana nel 38 è sparito, la bomba nucleare sgombra il campo subito da qualcuno che ha sentito magari anche altre relazioni perché non voleva la bomba nucleare. Non era neanche nell'idea la bomba nucleare, non era concepibile. Ma per Ettore Majorana c'era già un principio di inaccettabilità. Dopo che lo sviluppo dei vari fisici con, tra questi, Enrico Fermi, che aveva già riconosciuto e portato a un livello più alto che si sarebbe potuto innescare una reazione a catena e quindi con la reazione a catena far esplodere gli atomi per contiguità, per Majorana questo era un delitto che non andava compiuto. Quella era la strada sbagliata. Parole di Majorana. Pensare di colpire l'atomo violando la barriera elettronica degli elettroni che sono attorno o addirittura spaccando il nucleo, bombardandolo, equivale a bombardare il sistema solare per far collassare il sole. È nel principio che è un delitto inaccettabile. E precisa in un altro punto di quello scritto.
avviare una reazione a catena è come andare a bombardare la molecola, una cellula di un corpo umano, ed avviare il degrado per reazione a catena fino a distruggere l'intero corpo umano. Lo stesso principio. Posso immaginare che in qualcuno di voi qualche idea del tempo presente ce l'ha, quello che stanno facendo con l'mRNA. Era quel principio che andava evitato. E in una lettera del 2001, quando Ettore Majorana libera Rolando Pelizza dal segreto e gli spiega, gli dice nella lettera, gli riconosce i meriti, gli riconosce i valori e se vuoi da oggi puoi fare il mio nome, rivelare la nostra collaborazione e pubblicare anche le fotografie e gli scritti e le lettere. Una cosa ti chiedo di non fare: non rivelare mai a nessuno il luogo dove noi ci siamo incontrati e abbiamo lavorato, né i confratelli con i quali ho condiviso questi anni e che mi hanno ospitato. E Rolando Pelizza se n'è andato, si è disincarnato, mantenendo questo impegno. Ma nella lettera c'è scritto: se lo farai, spiega anche i motivi per cui io mi sono isolato. E i motivi per cui si sono isolati è quelli che vi ho detto io. Voleva arrivare in tempo a fornire all'umanità tutta l'energia di cui aveva bisogno e in quel momento che stava esplodendo l'industrializzazione nel mondo intero, era sempre in aumento. La macchina l'ha realizzata. La macchina è molto grande, è potentissima. È grande quando il forno da ingasso che avete nelle vostre cucine. Chiudete gli occhi, guardate quel forno, perché quello è grande quanto la macchina. Ha dei costi pazzeschi. Le prime macchine che ha costruito Rolando Pelizza, prima di riuscire ad espellere l'antimateria, ma le ha generate, costavano circa 70 milioni. L'ultima costruita da un ragazzo di Milano con i soldi del padre e che Rolando Pelizza aveva consentito perché gli ha dato la collaborazione per montarla, è costata 92.000 euro. Quella macchina che avrebbe salvato, a partire dal 18 luglio 2021, l'intera umanità dall'inquinamento nucleare, da tutte le scorie, e avrebbe riportato in equilibrio la nostra atmosfera, perché quella macchina è l'unica macchina esistente che può rimettere ordine nel ripristinare lo strato di ozono, che è lo schermo che impedisce al 95-97% delle radiazioni di arrivare sulla Terra, perché se arrivano quelle radiazioni non ce ne sono più le condizioni delle funzioni biologiche sulla Terra, scompare la vita. Ed Ettore Majorana questo lo aveva previsto a fine 1976. Nel periodo che Rolando Pelizza, dal 26 febbraio del 1964, quando gli ha dato l'incarico di costruire la macchina,
fino a quando la macchina è stata costruita, quindi Rolando Prizza è impegnato a costruire, Ettore Majorana ha continuato i suoi studi. E dal momento che quello che faceva lo faceva per l'umanità e sapeva che l'umanità vive nell'ambiente dove noi respiriamo, aveva anche studiato che cosa stava succedendo con l'abuso, con l'uso sbagliato delle scoperte, sia nel campo della fisica, sia nel campo della chimica che sono collegate, sia in certe abitudini che abbiamo sviluppato. E con la sua capacità di calcolo aveva verificato che l'andamento e quindi il peggioramento degli squilibri dell'atmosfera avrebbe portato a un accumulo sempre più alto di sostanze che alterano il clima e di sostanze che erodono lo strato dell'ozono. Dal 2000, scrive Ettore Majorana nella relazione consegnata al governo, a partire dall'anno 2000 i cambiamenti climatici irreversibili saranno misurabili. Per chi è, diciamo, sa navigare in rete, può vedere che i primi messaggi, i primi allarmi degli scienziati che la temperatura si sta alzando in modo irreversibile è del 99. Lui l'aveva scritto nel 76, ma dice anche di più. Se nulla si fa per cambiare questo modo scellerato di procedere, a partire dal 2010 i cambiamenti climatici saranno visibili perché saranno manifestazioni devastanti molto più grandi, i cicloni, le trombe d'aria. Ma se continua questo modo di procedere, a partire dal 2022 al 2024 si verificheranno, a seguito dell'apertura del buco dell'ozono e dell'assottigliamento dell'ozono, molti guai, ma due sono particolari. Uno, in alta atmosfera, laddove si formano i nuclei di condensazione dell'acqua attraverso quel meccanismo che compone le gocce e riporta l'acqua sulla faccia della terra sotto forma di pioggia, siccome per l'aumento delle radiazioni solari si modificheranno quei meccanismi, si produrranno quantità di precipitazioni nel rapporto di una goccia di oggi a 250 cc. Per ogni goccia cadrà un bicchiere da tavola di acqua. È il diluvio. Laddove si manifesterà questo, sarà l'acqua che arriva che cancella tutto. Forse abbiamo cominciato ad avere qualche segnale. Ma Majorana continua. La maggiore quantità di energia solare attraverso le radiazioni che arriva sulla superficie terrestre si trasforma in calore e continuerà ad accelerare l'aumento della temperatura a prescindere da quello che farete dopo. Solo quella serve a far aumentare la temperatura del Sole. E quindi spegnere qualcosa non serve più. E quella maggiore quantità di energia alimenterà i cicloni di una forza tale per cui i venti arriveranno alla velocità di 400 e 600 km l'ora. Per avere un parallelo, nel 2016 il ciclone che ha devastato il centro Italia, perché è stato in piedi 36 ore, la velocità massima che ha raggiunto è di 294 km l'ora.
L'ingegnere Alessandrini, che dal 2016, quando ha incontrato come a me casualmente questa storia e ha potuto collaborare con Rolando Pelizza, ricavandone anche tante informazioni, lui che costruisce ponti e grattacieli, ha detto: con quei venti non c'è struttura che rimanga in piedi. E laddove dovesse manifestarsi un vento di tale dimensione che cancella tutto quello che è stato fatto, a parte quelli che vengono, che ci sono e vengono cancellati, ma quelli che si salvano che fanno? Non avvieranno delle migrazioni che non possono essere fermate e a catena devasteranno altre zone? Che facciamo? Ci spariamo? Quando abbiamo uno strumento e che quello strumento è vero, è efficace, lo dimostra che lo rubano in continuazione. Perché ce lo rubano? Perché con la nostra mente quello che non vediamo non esiste. E siccome loro lo sanno bene, ci riempiono di tali e tante informazioni per cui non abbiamo più capacità di andare a vedere le altre, e loro le bloccano, non le fanno venire fuori. Oppure ci dirottano, come hanno dirottato tante volte Rolando Pelizza, facendo firmare dei patti che poi non mantengono, perché non sono uomini di onore. Sono uomini a servizio di un potere che manco loro probabilmente vengono. Parlo di chi sta al governo delle nazioni o chi sta a dirigere l'altro mondo dei militari. Perché uno degli episodi che ho appena accennato, generale Leclerc, massimo esponente della NATO e del Belgio, ha firmato un patto con Rolando Pelizza per andare a fare una prova della macchina in Belgio. In questa prova, sul patto c'è che gli avrebbero messo a disposizione una piscina e Rolando Pelizza si incaricava di scaldare l'acqua. Quindi ha firmato bene che era un atto pacifico, che era un atto, anche se firmato da un generale, per il bene dell'umanità. Del resto, non ci scandalizziamo, non ci dicono che gli eserciti stanno a difenderci? Lasciamo perdere che poi quando gli eserciti sparano, sparano agli operai che scioperano, non quelli sopra, che i ladri sono i poveretti, mica sui ricchi. Quando sono arrivati in Belgio e che è stato accompagnato in questa area, non c'era una piscina, ma su una piccola altura c'era un cannone che ogni tanto sparava a salve, boom, boom. Dice Rolando: mi porteranno dove sta la piscina, perché la macchina è come una valigia, 40 centimetri. E invece si sono presentati e gli hanno detto: sai, come non possiamo portarti a fare la prova sulla piscina, però visto che stai qua puoi usare la macchina nei confronti di quel carro armato. Lui si è inalberato, ha chiesto l'aiuto di chi l'aveva accompagnato lì, che era emissari del governo italiano, perché il governo belga, per poter autorizzare la prova di una macchina che in quel momento veniva portata lì da un privato, da un'azienda privata, la Test 1, mi sembra che sia, era un'azienda di Rolando Pelizza, per le leggi che avevano, hanno dovuto modificare tre leggi, di cui una costituzionale. Quindi il governo belga ha modificato delle leggi per poter fare il contratto con Rolando Pelizza. Quando gli hanno chiesto, che lui si è fermato, ha detto: no, io ho firmato dell'altro. Qualcuno si è incaricato di dirgli:
ma guarda che tu hai firmato un testo in doppia lingua, italiano e francese. In italiano è vero, ma in francese è stata tradotta in una forma che può essere interpretata. E siccome adesso sei sul territorio belga, con la lingua ufficiale il francese, e l'interpretazione ufficiale che gli danno è questa, tu sei obbligato a usare la macchina contro il carro armato. Ha chiesto l'intervento di un altro traduttore, il quale ha confermato, in base a quella norma scritta in quel modo, in quel territorio, lui non poteva esimersi, quindi avrebbe dovuto compiere un atto di guerra. Ha chiesto un attimo di pausa, ha preso parole di Rolando a me diretta, ha preso un cacciavite di quelli che i meccanici usano perché hanno la testa metallica sopra, è andata sulla macchina, ha puntato il cacciavite, una martellata e la macchina è implosa. Non c'è rimasto nulla. Perché quando la macchina implode, rimane il 4 per 1000 della materia che la compone, 4 grammi per ogni chilo. E non essendoci più la macchina, lui si è sottratto dall'obbligo di fare la prova di quella tecnologia su un carro armato. Nel percorso degli anni sono intervenuti Kissinger, il presidente Ford, i responsabili dell'ambasciata USA in Italia. Ci sono lettere che sono state desegretate e quindi sono a disposizione anche sulla rete, perché dovevano seguire la macchina ad alta energia. C'è stato un momento in cui a Rolando Pelizza hanno promesso 1 miliardo di dollari per il 50% dello sfruttamento della macchina. In quel momento erano 780 miliardi di lire. Quando per l'ennesima prova, dopo che gli americani avevano visto anche le prove fatte come per Ezio Clementel, per loro, anzi, dovremmo ringraziarli gli americani perché per primi hanno detto a Rolando Pelizza, però gliel'hanno chiesto come giustificazione, come mai nell'area del foro che si genera sulle lamiere compaiono 12 sostanze diverse da quel metallo? E lì si è scoperto che quindi era ufficiale che in quella trasformazione era una trasformazione atomica, ma una trasformazione che non produceva radiazioni. Perché Ettore Majorana già all'inizio aveva detto che quello che non si doveva avviare era il processo radioattivo per il bene dell'umanità, perché lo inizi ma non sai dopo quanti millenni finisce. A protezione dell'umanità Ettore Majorana si era ritirato e poi ha chiesto a Rolando Pelizza di aiutarlo a realizzare la sua macchina. E Rolando Pelizza ha messo in campo tutto quello che aveva, compreso gli affetti. Lo dico subito per inciso. Rolando Pelizza ha finito i giorni. Lui che era miliardario, lui che solo per riportare dalla Svizzera in Italia una collezione di quadri di cui era proprietario, ha dovuto stipulare una polizza fideiussoria per 270 milioni. Solo per il trasporto. Con le accuse infamanti, false, gli hanno sottratto tutto, lo hanno ridotto nell'estrema povertà. Quando l'ho conosciuto io, lui era ridotto a vivere di pensione sociale, insieme alla moglie, in un appartamento delle case popolari di Chiari, provincia di Brescia, dove oltre 3 persone non potevano entrare, perché se entrava la quarta doveva uscire uno di loro. L'uomo
veramente più potente, più importante al mondo, uno, ce n'era solo lui. Questi poteri miopi, arroganti e beceri lo hanno costrotto in povertà. Perché? Perché nei loro metodi, quando si sta in povertà, si cede tutto. Per Rolando Pelizza e Maiorana no, la dignità non è in discussione. La dignità non ha un prezzo. Chi ha frequentato l'università al tempo di Ettore Maiorana e ha riportato tra gli appunti, quando Enrico Fermi ha mandato Ettore Maiorana, aveva rimproverato Maiorana già da un anno perché non scriveva le relazioni, non scriveva gli articoli che gli avrebbe potuto dare il premio Nobel. Ettore Maiorana a Fermi gli diceva: ma i premi si danno ai bambini. Quant'è l'umanità che abbiamo attorno che per i premi o per altre cose effimere, apparenti, danno tutto il resto che c'è nella vita? Questo cambia, fa la differenza tra l'umanità. Allora, questa macchina che è portata alla quarta fase fa un salto dell'umanità, perché è capace di fare la traslazione della materia e quindi avviare il teletrasporto. Quando la macchina viene calibrata su un organismo vivente, biologicamente vivo, e quindi ha la vita, questa macchina che interviene solo sulla sostanza fisica, non sulla vita, perché è precisato, se non c'è vita non funziona in quel modo, ma quando c'è la vita può riportare quel corpo fisico indietro nel tempo. Le prove che sono state fatte su una rosa, che da rosa matura, aperta, in seme, è stata riportata a bocciolo, è stata fatta una prova, perché dopo quella che è andata bene bisognava... è stata su una specie animale, c'era un cagnolino che nel convento aveva accompagnato anche le passeggiate di Ettore Maiorana, che ormai però a 18 anni era cadente, quindi quasi morente, irradiato all'aperto perché lo hanno fatto fuori, è stato riportato a cucciolo, un anno poco più. E questo cagnolino da cucciolo si è comportato, cioè ha cominciato a correre a destra a sinistra, all'impazzata, e quando sul percorso ha rincontrato degli anelli di ferro, ha iniziato a saltarci dentro, svolgendo un esercizio che aveva acquisito in convento e aveva imparato. E è stato quella manifestazione del cagnolino a convincere Ettore Maiorana che si poteva fare l'altro salto, provato sull'uomo, perché ritornando indietro non si perdeva quella che è l'essenza di ogni essere vivente, la sua storia, la sua memoria, quello che è, che non è nel fisico, non è legato alla parte fisica. Ma questo lo sappiamo anche noi, anche se non è sempre cosciente. Ci hanno spiegato i biologi che il nostro corpo ogni 7 anni non ha nessuna cellula che c'era 7 anni prima. Nessuna. Eppure noi ci portiamo l'intera storia. Se fosse legata al fisico, perderemo ogni 7 anni e ricominciamo da capo. Non è così. Questo è il corpo che ci consente di manifestare sulla Terra la nostra vita per esprimere il compito che ci è stato dato quando ci hanno consentito di venire qua. E non è un caso che chi svolge la propria missione, con qualunque dolore questo venga accompagnato, vive dentro intimamente bene, e quando non si è in armonia con quella funzione, con quello scopo,
nonostante le ricchezze si vive male. Io non so se voi avete l'esperienza, come è capitato a me, di vedere gente ricchissima che vive molto male perché è legata al patrimonio che hanno ereditato. Ma chi voleva scrivere libri invece fa l'avvocato? Perché il padre? Cioè, quando non si vive secondo lo scopo, io ritorno a dire di Majorana, Majorana dice, quando spiega Rolando Pelizza, nell'ultimo scritto che ho trovato io, più luce, nella teoria generale degli esponenti elementari, la teoria nella quale spiega a Rolando Pelizza come si arriva ad avere quel mattone elementare uguale in tutte le sostanze che si vedono nel mondo fisico, che è la primissima particella che poi si aggrega per affinità a formare gli atomi e si affiano a formare le sostanze che tocchiamo noi, e quelle sostanze poi vanno a formare gli oggetti, o se stanno in un corpo biologico, a formare la pianta o a formare l'uomo. Majorana dice: attenti, non esiste l'uguaglianza sotto nessuna forma e nessuna dimensione. Non esiste una particella uguale all'altro, come non esiste un atomo uguale all'altro. Ognuno è differente perché è venuto su questa dimensione non per scelta propria, perché non è nelle nostre facoltà, perché fa parte di un disegno e c'è uno scopo. Ha una differenziazione perché ha una sua specificità essenziale per tutta l'umanità in quel posto, in quel momento. Pensieri di Majorana che io vi racconto. Ognuno ha il suo scopo. L'universo è uno. E ognuno di noi ha una funzione che è quella e la deve svolgere. E la può, se vuole, e da quello svolgimento ottiene tutta la remunerazione, se vogliamo chiamarla così. Io dico la gratificazione, che è l'unica moneta che vale, veramente vera. Perché io sono contento quando un altro utilizza quello che io so fare. Non quando io ricevo qualcosa, ma quando riesco a dare. Ma del resto, quando è che io sono ricco rispetto a un altro? Quando posso spendermi per un altro? Non perché ho i soldi. Chi viene dalla campagna come me? In campagna si è contenti quando qualcosa che ho coltivato lo do a un altro che lo utilizza. Non c'è moneta dentro le famiglie, all'interno della comunità. C'è soltanto il dare. Ma mentre l'uomo magari ha coltivato, la mamma ha cucinato. Ma perché il figlio piccolo che lo mangia e che gli dà il sorriso e la gratitudine non paga? Posso aggiungere una cosa? No, è bellissimo anche ricevere. Oh. Infatti il perché bambino... Perché sennò io do... E se non c'è nessuno che riceve, che gusto c'è? Appunto. Quindi è questo lo scambio di valore. No, io ti do una cosa a te, tu mi dai una cosa a me. Io dono e chiunque, senza che io lo devo per forza sapere. Assolutamente riceve, no. Riceve, se no il dono non ha senso. Non ha senso, perché nel mondo esiste il dinamismo, perché c'è differenza. Ecco perché Majorana dice, non ci sono parti uguali. Simili sì, ma non uguali, altrimenti non ci sarebbe dinamismo, non ci sarebbe quel flusso che noi riconosciamo come vita, come attività e come circolarità. Allora, Majorana aveva scritto quello che vi ho detto e che fa paura. Ma domandiamoci una cosa, facciamolo come riflessione. Come mai un giovane di una famiglia brillantissima, ricca, rinuncia a tutto per studiare? E poi si inginocchia, perché con Rolando Pelizza, che non aveva studiato, è lui che sapeva, è sceso a trovarne uno, perché lo ha verificato nella eticità e nelle capacità mentali e gli ha trasfuso il 65% delle sue conoscenze fisiche e matematiche. Rolando Pelizza ha sempre precisato
che lui non ha acquisito da Ettore Majorana il 100%, ma solo il 65%. Vi do la risposta. Perché non ti ha dato il 100%? Perché da sopra gli hanno detto che non doveva darmeli. Il mondo degli umani non è ancora capace di gestire queste potenzialità. La macchina è un regalo del cielo, dell'universo, e lo dimostra il fatto che Rolando Pelizza, lui non ha mai nascosto che per sviluppare la macchina è stato sempre aiutato da una entità spirituale che nel 1998 si è incarnata in un uomo del Bresciano, Alfonso Salvi, e lo ha accompagnato. E quando sotto Natale del 1998 lui è andato da Alfonso Salvi per chiedere di accelerare la realizzazione della quarta fase, perché stavano diventando vecchi, sia Ettore Majorana prossimo ai 100 anni che lui a 75, volevano ringiovanire, e Alfonso Salvi gli ha detto: calma Rolando, tu e il tuo maestro raggiungerete la quarta fase con il ringiovanimento di un uomo tra il 14 e il 16 gennaio del 2006. Ecco perché il libro 2006 Majorana era vivo, perché è documentato. Ci sono le lettere di Majorana e le risposte di Pelizza. Quando Rolando si è sentito che ci stavano ancora sette anni da aspettare, chiaramente, da sanguigno e sportivo come lui, ha forzato, no? E con la calma che era tipica di Alfonso Salvi, ha detto: Rolando, tempo al tempo, calmati, perché quel giorno io morirò, non servo più. E Rolando si è messo in linea e ha continuato a sviluppare la macchina con i suggerimenti di Ettore Majorana e con gli aggiustamenti che di volta in volta gli passava Alfonso Salvi, fino a concordare la prova definitiva per il 15 gennaio 2006. Lui ha fatto i suoi giri in Europa, è stato in Spagna in ultimo, è rientrato il giorno 10 e il giorno 11 gli arriva una lettera che Ettore Majorana gli ha inviato. So che quando riceverai questa lettera ti arrabbierai, ma credimi, non posso trattenermi. Procedo con la prova. Ho dato al priore le istruzioni su cosa e come fare, faccio l'esperimento e più tardi, questo lo scrive ore 9, alle ore 12, sembra incredibile ma non è successo nulla. Guardate, scrive sembra incredibile perché Ettore Majorana non ha mai sbagliato un calcolo, mai. Parole di Rolando Pelizza. Solo quello. Adesso capisco che avrei dovuto aspettare quello che avevamo concordato. E Rolando Pelizza il giorno 11, ricevendo l'emissario che gli porta la lettera, con la sollecitazione ad andare giù, gli riscrive: caro Ettore, io non sono arrabbiato, ma solo rattristato. Ieri abbiamo fatto il funerale di Alfonso. È morto il giorno 8, ti ricorda qualcosa? Questo per riportare le cose all'interno di una dimensione che spesso e volentieri ci hanno fatto dimenticare. Noi siamo in un disegno generale.
Il nostro spirito, la nostra essenza spirituale è incarnata con noi, ma è collegata con tutti. Le nostre aure si compenetrano, ma anche con quelli che stanno fuori. E questo per dirvi, proprio per questo meccanismo, la paura che potrebbe prendervi per le cose scritte da Majorana sui cataclismi, sui quali io non ho dubbi, ma dal momento che Rolando Pelizza ed Ettore Majorana hanno dato tutto e non erano sciagurati, avevano a cuore l'umanità, con l'aiuto delle cose che sono avvenute dopo quel 5 dicembre del 2020, l'incontro con Barbara, la partecipazione all'incontro con molti di voi, adesso c'è una consapevolezza in più, che fino a che Rolando Pelizza è stato vivo, Barbara mi è testimone, anche nelle mie presentazioni c'era un meccanismo che è perverso, ma di cui non mi rendevo conto. Perché finivo sempre per dire, abbiamo la macchina, abbiamo dalla parte nostra l'unico che la sa usare, e quindi noi vinciamo perché abbiamo gli strumenti, no? Era un doppio ragionamento sbagliato. Prima, perché usavamo qualcuno e qualcosa per vincere la partita, fuori di me, perché lo raccontavo io. E dall'altro era un delegare. Io chiedevo a tutti di delegare a Rolando Pelizza e cose, perché erano loro gli strumenti. Non funziona così. Perché non avevamo capito che cosa mancava. E questo ve lo racconto perché c'era, quando andavo verso il funerale, verso Brescia, in macchina con me c'era la madre di due bambini che ogni tanto, a sentire i racconti che io facevo su Rolando Pelizza e la macchina, questi, 5 anni aveva il più piccolo, si metteva a disegnare e quei disegni erano strepitosi, tant'è che io quando li consegnavo a Rolando Pelizza si commuoveva. Questa madre, mentre andavamo verso la macchina, sta davanti e io sto dietro, e io sento che mi dice, però abbiamo sbagliato tutto, perché era tutto nelle mani della macchina e di Rolando Pelizza e adesso non ci abbiamo più niente. Ragionavamo male perché era per delega. Questo ha avviato un processo mentale in quel momento, ma anche emotivo, perché l'ho sentito dentro, effettivamente era sbagliato, per cui quando ho elaborato dove stava l'errore e come si poteva rimediare, scesi in attesa del funerale, dico ti ringrazio perché mi hai dato un'idea. Che idea ti ho dato? Mi hai detto così? Ma io non ho detto niente. Lei non aveva parlato. Qual è l'idea? Qual è l'idea? Ettore Majorana e Rolando Pelizza, due colonne di questo universo, hanno fatto il loro compito e lo hanno portato a compimento. La macchina l'hanno costruita, l'hanno provata, collaudata e gliel'hanno rubata. Perché? Perché loro, con il concetto del secolo scorso, che a rappresentare l'autorità ci stanno i migliori, o almeno lo pensiamo, anche io l'ho pensato per tantissimi anni, dal momento che ci sono questi a rappresentarci, la delega a loro, tant'è che Rolando Pelizza, quando era ancora in Spagna, ha scritto una lettera aperta a Santo Pertini, Presidente della Repubblica, al Papa Wojtyła come Papa,
a Bettino Craxi, presidente del Consiglio, e Mino Martinazzoli, ministro di Grazia e Giustizia. Lui era esule in Spagna, per inciso. Mino Martinazzoli, prima di entrare in politica, di entrare in Parlamento, era stato avvocato della famiglia De Pelizza, quindi sapeva perfettamente chi era. Aiutatemi a salvare questo mondo. Io non voglio niente per me. Non gli ha risposto a nessuno, neanche il Papa. Qualcuno in questa sala mi ha detto, ma era chiaro, perché quelli che stanno su e vengono tenuti su, ci stanno per altri che sbarrano le conoscenze intorno a loro e impediscono anche a loro di sapere, perché loro sono ostaggio, come quelli sotto. Ecco perché nessuna risposta, neanche da Mino Martinazzoli, perché quantomeno la telefonata Mino Martinazzoli avrebbe potuto farla, no? Neanche quella, quindi non hanno ricevuto. Qui c'è un'interruzione. Allora, quel mondo non ci rappresenta più, non rappresenta più. Ma ritorniamo alle origini. Il popolo c'è. Il popolo c'è. Questo popolo che unisce i propri destini e che unisce la propria energia e reagisce come parla Majorana quando si aggregano gli elementi perché sono simili e si attraggono, ed è quell'energia che sta nell'atomo, e quell'energia si chiama, Rolando Pelizza la chiamava, la colla che tiene unito il mondo. La colla che tiene unito il mondo, ma noi la conosciamo tutti, tutti. È l'attrazione tra le cellule che sono simili e che possono svolgere un compito altissimo. Si chiama amore. È l'attrazione che ci unisce quando noi diventiamo potenti. Un uomo e una donna che si amano generano la vita, la cosa più preziosa al mondo. Ma anche altri che si uniscono per sviluppare qualcosa che non c'era prima. Quando Barbara ha sentito questo richiamo e si è messa a parlare, non ha amato tutti e intorno a lei non si sono riunite quelle cellule che simili entrano in risonanza, si sommano e moltiplicano le energie. Questo sta avvenendo. Questo è nella nostra possibilità, questo è il nostro compito, altrimenti noi non ci saremmo trovati qui. Io e mia moglie non avremmo fatto i chilometri per venire su da San Benedetto e dedicarci a questo. E neanche voi, perché voi avete speso non i soldi, ma avete speso la vostra vita, la vostra essenza per essere qui e raccogliere queste notizie. Da qui la responsabilità. Grazie a tutti. Me lo dico io? Allora, Piero c'ha una frase che io adoro. E lo dico, lo stiamo fermando solo perché potrebbe parlare, anzi, vi consiglio di contattarlo. Lui dice: Ettore ha pensato la macchina, Rolando l'ha costruita, ma per far stare in piedi uno sgabello, due gambe non bastano, ce ne vuole una terza. Lo dici tu, chi è la terza? La terza siamo noi quando ci uniamo, che siamo i destinatari di quelli, ma abbiamo il compito poi di renderla disponibile per l'umanità intera. Perché Rolando Pelizza, quando pensava alla macchina, pensava di metterla a disposizione dell'intera umanità. Io non voglio nulla, io campo con pochissimo, ma il mondo intero ha questa possibilità di riportare il pianeta Terra a quella che era originariamente, un paradiso in cui ci si può vivere felici. Grazie, grazie.
Bravo! Grazie, grazie Piero. Prego. Guardati allo specchio. È il popolo, è la coscienza che fa funzionare quella macchina. E la coscienza integrata di ogni io sono è noi. Ecco questo noi è, obbrobrio grammaticale, che vuol dire? Vuol dire che noi, nel momento in cui siamo compatti e siamo quell'intento focalizzato, noi siamo già, noi siamo la macchina. Sei d'accordo? Rolando Pelizza, in uno dei tanti rapimenti che ha subito, è stato portato in Spagna in due ville e gli hanno mostrato tutte le macchine che gli hanno rubato, dalla prima alle ultime. Questo è il 2018. Oltre le quelle che hanno rubate a lui, ce n'erano altre costruite dai servizi segreti con le tecnologie che hanno a disposizione. E Rolando usava questa espressione. Mi hanno fatto vedere alcuni giovani tecnici che costruivano e montavano la macchina più velocemente di me, ma non l'hanno mai potuta far funzionare. Lui spingeva il bottone e funzionava. Ma perché, Rolando? Perché la macchina, quando si costruisce, siccome si costruisce con una tecnologia e un assieme di componenti che sembrano inerti, che sembrano solo sostanza fisica, ma quando si mettono insieme e cominciano a girare quei motorini, oh, tutto il cuore della macchina sta in un quadrato che è quanto il palmo della mia mano, 18 centimetri di lato, tutto il cuore della macchina sta lì. All'interno si genera in un punto microscopico un vuoto primordiale in cui dall'idea il progetto e nasce la particella di antimateria. Non dà la vita, ma dà una particella che interferisce poi con la sostanza a cui è destinata. Quindi quella macchina produce qualcosa che proviene dal mio pensiero, che non è il pensiero di Rolando, ma è il pensiero di Dio che me lo manda e sta lì dentro. E quando non si è in relazione con quel pensiero, la macchina non funziona. E Dio è nel popolo! È nel popolo! Prego. Poi aspettate. Semplicemente chiedere, perché ho letto che praticamente l'energia che noi oggi utilizziamo, no, è superiore a quella che le macchine che oggi purtroppo sono obsolete, gli impianti sono obsoleti, riescono a produrre. Non è possibile invece che l'energia venga prodotta in maniera diversa, forse anche con questa macchina? Beh, mi sembra che era l'argomento della giornata. Non so se è chiara la domanda. Cioè, noi abbiamo delle macchine oggi che sono, non sono in grado, così facendo una valutazione macro, non sono in grado di produrre tutta questa energia che noi oggi utilizziamo. È possibile che venga prodotta in maniera diversa? Allora, sono innanzitutto l'energia non viene prodotta, ma viene trasformata. Einstein l'aveva detto molto bene. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. L'energia viene trasformata nelle macchine per le quali io ho speso la mia esistenza da dipendente Enel, perché posso farlo. Quando vedete un lago in alto ed è fermo, quell'acqua lì è un deposito di energia. Perché se io prendo una condotta, una cannuccia, e la porto più in basso, mi dà una pressione.
ogni 10 metri mi dà un'atmosfera. Se io ho un salto di 100 metri, per ogni chilo mi dà una spinta di 10 kg. Quindi, quando l'acqua esce, ha questa energia. Con una pala appositamente costruita per sfruttare quella potenza, la macchina riceve l'energia e la trasforma in energia meccanica. E l'acqua viene restituita a pressione zero. Però ogni goccia d'acqua da sopra è arrivata sotto. Non si consuma l'acqua. Però l'energia dall'acqua passa a un corpo meccanico, il quale nell'asse ha una parte che si chiama rotore, che in effetti è un polo, sono poli magnetici, 2, 4, 6, secondo la velocità della macchina, che ruota all'interno di quello che è lo statore, un insieme di bobine di rame, perché sfruttano quel principio elettromeccanico, per cui se io faccio passare della corrente in una bobina, produco due polarità magnetiche, ma se io lascio una bobina in un campo magnetico rotante, si formano alternativamente poli positivi e negativi da cui io posso trarre l'energia e la faccio camminare sui fili. L'energia cammina perché si spostano gli elettroni alla velocità della luce. E qui c'è il discorso di Majorana, ma di tutti i fisici. È una corrente di elettroni che Tesla, quando si è arrivato al limite, perché produceva corrente continua, ma più di tanto poi diventavano complicate, non si poteva trasmettere molta potenza, ha ideato l'energia alternata. Anche qui fa parte delle bibliografie, no? Quando lui ha messo a punto l'energia alternata, che quindi si poteva prendere la potenza dell'energia come utilizzatore, ma facendo correre avanti e indietro per 50 volte al secondo l'energia positiva avanti e indietro, e noi ce l'abbiamo come alternata, siccome il suo finanziatore aveva investito tutti i soldi per la corrente continua, quando ha portato avanti questo ne ha ostacolato la diffusione. Per cui Tesla si è messa a lavorare sulla trasmissione addirittura senza fili, a quel punto lo hanno chiuso in albergo. Gli hanno tolto tutti i finanziamenti e lo hanno bloccato. Nel frattempo però qualcuno aveva ripreso da Tesla la corrente alternata e quindi volevano insieme a Tesla comunque metterla in circolazione, che hanno fatto. Con la corrente alternata c'è un fenomeno molto semplice, è quello della trasformazione, che la stessa potenza che io porto con una tensione bassa, se l'avvolgimento lo faccio in modo diverso, posso alzare la tensione. In una festa hanno portato un grande animale, un elefante, e gli hanno applicato l'alta tensione sul collo. L'elefante è stramazzato a terra e tutti hanno visto che l'energia era pericolosa, l'alternata, e quindi l'hanno rifiutata. Hanno usato il sentimento negativo della folla, indirizzato male, per bloccare una tecnologia che, guardate caso, la utilizziamo noi. Cioè quell'idea era nata, era stata già trasferita a qualcun altro, per cui ha preso comunque il sopravvento. Perché i nostri cervelli si collegano e riescono. Quando la finalità è precisa, è condivisa, il pensiero crea. Noi possiamo farlo. È nelle nostre possibilità e io dico, è nella nostra responsabilità di tutti. Grazie. È nella nostra natura.